Nel caso che affronteremo di seguito, parleremo della profilazione genomica completa in un caso di carcinoma polmonare un po' particolare, quindi con un'istologia un po' particolare, ovvero un carcinoma neuroendocrino a grandi cellule. Iniziamo subito illustrando il caso, quindi l'esordio della patologia è ad agosto del 2019, un uomo giovane di 45 anni, non fumatore, senza nessuna comorbidità in anamnesi patologica remota. Il suo esordio è un esordio classico per le patologie polmonari, ovvero la comparsa di una tosse stizzosa che non risponde a nessun antibiotico terapia. Quindi di seguito effettua un attacco, prima un attacco torace, dopo un attacco total body, che evidenzia una voluminosa massa a livello polmonare, a livello del lobo inferiore di destra, con tante linfadenopatie consensuali. Accanto a questo si evidenziano due metastasi cerebrali. Completa il tutto con uno studio PET-TAC con fluoridisossiglucosio, che conferma elevata captazione, gli elevati indici di uptake della lesione polmonare, delle linfadenopatie, e conferma anche la presenza delle lesioni cerebrali. Viene quindi effettuata una biopsia polmonare. La biopsia polmonare dà un quadro abbastanza tipico per questa età, ovvero quello della presenza di un carcinoma neuroendocrino a grandi cellule con un indice di proliferazione di circa il 30%. Esegue quindi quello che è lo standard per dei tumori neuroendocrini così aggressivi, quindi inizia un trattamento chemioterapico con una schedula classica con cisplatino ed etoposide. Il paziente effettua due cicli di trattamento, li tollera anche abbastanza bene, ma alla prima rivalutazione TAC, quello che viene fuori è una franca progressione di malattia, quindi con un aumento della lesione polmonare, un aumento delle lesioni cerebrali e la comparsa anche di una lesione surrenalica. A questo punto il caso viene ridiscusso in maniera multidisciplinare all'interno del tumor board. Vista l'età, vista la istologia un po' atipica, visto il fatto che il paziente era comunque un soggetto giovane, in buone condizioni e non fumatore, si decide di effettuare una profilazione genomica completa sulla biopsia effettuata alla diagnosi. Questa profilazione genomica completa evidenzia un dato particolare, ovvero viene ritrovato un riarrangiamento del gene ROS1. Pertanto si decide di iniziare una terapia con un inibitore specifico, un TKI per i riarrangiamenti di ROS1, il crizotinib, secondo la schedula classica, con 250 mg BID 2 volte al giorno. Il beneficio clinico è stato pressoché immediato, ovvero abbiamo avuto un'ottima risposta con anche un ottimo controllo della sintomatologia cerebrale. La prima rivalutazione fatta 2 mesi dall'inizio della terapia evidenziava già un'ottima anche risposta radiologica, quindi con una risposta parziale a livello polmonare e una risposta completa a livello sia cerebrale che surrenalico. Questo quindi parliamo di una cosa che un trattamento iniziato a ottobre 2019, la prima rivalutazione fatta a dicembre, ad oggi, quindi trascorsi 15 mesi. Oramai dall'inizio del trattamento, il paziente continua questo trattamento, mantiene un ottimo performance status e tutte le rivalutazioni intermedie che sono state fatte non hanno evidenziato progressioni di malattia. In questo caso bisogna evidenziare due o tre punti che a mio avviso sono fondamentali. Il primo è il fatto che sicuramente l'uso di tecniche di sequenziamento di nuova generazione hanno rivoluzionato in parte il trattamento di tante patologie oncologiche, soprattutto nell'ambito polmonare, individuando quella fetta di tumori che possono definirsi oncogene addicted. D'altro canto, l'altro punto da sottolineare è quello di un vuoto, diciamo, riguardo quelle che sono le patologie più rare all'interno delle neoplasie polmonari. In questo caso noi parliamo di un carcinoma neuroendocrino a grandi cellule. I tumori neuroendocrini in generale rappresentano circa un 20% dei tumori polmonari e non hanno, di partenza una profilazione standard. È anche vero che però sporadiche mutazioni driver vengono ritrovate anche in questi tumori, soprattutto laddove vi è una dedifferenziazione da adenocarcinoma a carcinoma neuroendocrino a grandi cellule. Quindi il punto fondamentale è che anche in queste istologie rare,
laddove c'è un forte sospetto clinico, quindi di fronte a pazienti giovani in ottimo status non fumatori, una profilazione genomica completa può trovare il suo spazio e può avere anche dei risvolti sorprendenti, permettendo di effettuare terapie che possono radicalmente modificare la storia naturale di queste patologie.